monumento doveva sorgere sul colle del Campidoglio. E questo perché? Perché il Campidoglio era stato per 27 secoli il cuore pulsante della città di Roma, il cuore civile, contrapposto invece, diciamo, alla Roma papalina. Noi dobbiamo pensare questo monumento non come un edificio abitabile, ma come una scenografia teatrale realizzata in marmo e quindi in una soluzione definitiva. Al Vittoriano e al concorso per il Vittoriano Zanelli arriva, come dire, quasi frettolosamente, nel senso che produce la domanda di ammissione in realtà e soprattutto i bozzetti in tempi molto rapidi, a quanto pare nel giro soltanto di una quindicina di giorni. Il sacrario della nuova Italia, del nuovo Regno Unito, della figura di Vittorio Emanuele ha la grandiosità, ha l'immanenza, ha la dimensione di un tempio antico. Nel 1889, quando il marmo di Botticino di Mazzano viene scelto per realizzare il monumento a Vittorio Emanuele II, l'azienda di Davide Lombardi, che si aggiudica la commessa, è già estremamente evoluta, ha partecipato a fiere nazionali e internazionali, ha già svolto lavori importanti sia in Italia che all'estero. Del resto, l'architetto Giuseppe Sacconi, progettista nonché direttore sovrintendente dei lavori, si assunse la diretta responsabilità della scelta della pietra impiegata, perché diceva avere quelle caratteristiche estetiche e costruttive, la definì di tinta bellissima, di forte resistenza, che bene si attagliavano alle esigenze architettoniche del monumento che aveva in mente. Oggi noi lo possiamo guardare anche da un altro punto di vista, perché il Vittoriano mi si passi, diciamo, l'immagine, uno dei più significativi musei a cielo aperto della scultura e dell'arte italiana, appunto tra gli anni 80 dell'Ottocento e gli anni 30. Oggi il Vittoriano rappresenta un monumento del tutto particolare all'interno della città di Roma, perché vive, possiamo dire, di una nuova vita. È stato riaperto al pubblico dal presidente Ciampi nel 2000, perché fino ad allora era una sorta di orto concluso, cioè si poteva guardare il Vittoriano, ma non si poteva entrare nel Vittoriano. Allora, quasi tutta la produzione del marmo veniva fatta attraverso un ornato. L'ornato vuol dire bassorilievi, sculture, fregi. C'erano vere e proprie squadre di scalpellini, abilissimi, bravissimi, che lavoravano dalla mattina alla sera e che a seguito di questa commessa avevano, la loro più grande aspirazione era quella di poter partecipare a questo monumento. Quindi in effetti in questo modo il monumento è in qualche modo rientrato non solo nella vita della città, ma è rientrato anche nell'interesse del turismo, e quindi forse questo è un modo anche per metabolizzare un edificio che è un edificio certamente incombente, che per certi versi è di misura sbagliata rispetto al luogo dove si colloca, ma che ormai fa parte della nostra storia. Quindi credo che le polemiche a questo punto non abbiano più senso. Guardiamolo invece come una traccia del nostro percorso culturale, politico e storico, e guardiamolo soprattutto come un museo di scultura italiana moderna.